Cari videogiocatori, benvenuti dal vostro Danimania Retro Games. Oggi farò un gameplay vecchio stile e vediamo di che cosa si tratta. Parliamo del primo capitolo, il primissimo gioco di Castlevania, molto amato da tanti videogiocatori, gioco famoso. Ok, facciamo questo piccolo gameplay, una piccola durata per Sony PlayStation, come vedete. Il classico gioco. Questo gioco è anche per console Mega Drive e Super Nintendo. Parliamo di un gioco molto vecchio, ma messo a disposizione anche per Sony PlayStation. È bello giocare agli arcade con questo tipo di controller, lo trovo molto più entusiasmante. Saliamo le scale. Mamma mia, che è la pantera. Ah, sono caduto giù. Non importa. Oh no. Che quadro. Rompere le candele è importante perché ci dà i cuori, quindi l'energia adatta per poter andare avanti. Attento ai pipistrelli e a queste specie di personaggi inquieti. Saliamo le scale. Nostro guerriero. Bene. Si apre la porta. Vabbè, uscite. Ecco, comunque si vede. Bene, bene, bene. Oh, questo qua. No. Non voglio rompere il muro, sennò cominciano a scendere delle scimmie che rotolano e mi uccidono immediatamente. Quindi preferisco scendere le scale e andare avanti. Mamma mia, non mi scuto. Ah, ci sono salito solo. Saliamo sopra. Ah, no, saliamo sopra, ok. Stare attento a non rompere il muro, come ripeto, se no spuntano delle specie di scimmie che, che mi attaccano, mi fanno perdere un bel po' di energie. Vabbè. Si apre l'altra porta, vediamo cosa troviamo. Mamma mia. Nel frattempo, che gioco
ti faccio una domanda. Quale tipo di Castlevania preferite? Perché io so che, come ripeto, è uno dei giochi più amati un po' da tutti. A me mi piacciono un po' tutti, in effetti, perché hanno delle somiglianze di gameplay. Ma onestamente i primi Castlevania arcade come questo, ad esempio, secondo me sono i migliori. E quando dico i migliori non sto parlando di grafica, perché chiaramente sappiamo con le nuove generazioni la grafica è molto migliorata. Ah, oh, ok, non mi piace. Ma come fantasia, gameplay e quant'altro, io lo trovo molto più entusiasmante. Oh. Quello sarà Dracula in versione pipistrello, ma io non riesco a prenderlo, come faccio? Sono delle cose da lanciare, se mi ricordo come si fa. Ma guarda questo. Ah, ecco. Ma che cavolo. Toh, ho capito come sconfiggerlo. No! Dai! Dai, l'ho mancato! Mamma mia, mi fa paura questo! Oh! Sconfitto il vampiro! Meno male perché c'avevo solo 2 di energia! Devo prendere? Prendiamo! Il primo livello è stato superato, vediamo se riesco ad andare avanti. Benissimo, siamo al secondo stage, vediamo che cosa riesco a fare. Oh, forse devo. Ah, non posso scendere, perfetto. Oh, sono nella specie di paludista, questa cosa non si può andare. Ah. Sempre più alto, quindi deduco, e infatti che devo saltare là sopra, ci sono riuscito, le spine. Ok, abbiamo raggiunto una porta. Vediamo un pochettino. L'acqua, cavolo di occhio, un altro occhio, perché era quella cosa? Questo mi segue. Un altro occhio. Perfetto, anche il pugnale. Così posso lanciare i pugnali al nemico se capita.
pensa a questo. No. Oh, sono le spine là sopra, però sotto mi pongo. Cavolo, è un gioco scheletrico. Devo morire come un deficiente. E da qua io non passo, ok. Da qua io non ci passo. Prendere da qua. No. Davvero. Ma pensi. Ce l'ho fatta. Oh, finalmente. E che ci vuole? Che cos'è sta cosa? Ora? Sono bloccato, non so dove devo andare. Ok, torniamo indietro. Se non so dove devo andare, allora non devo andare da là, suppongo. Però sotto c'è il lago, a meno che non c'è un'altra soluzione alternativa, mi butto, va. E sono morto. Lo sapevo! Ah, la zattera c'era. Questa zattera non poteva venire prima. Allora andiamo subito alla zattera. Direttamente, andiamo subito alla zattera. Ma che cavolo, ma queste bestie non le avevo viste prima, perché ero passato di sopra. Ma no, smetti. Arriva sta zattera. Arriva. Proviamoci la terza volta. Vediamo che succede. Ce la faccio, ce l'ho fatta.
Sa che si incontra un boss, e infatti. Non credo di farcela, proviamo. L'ho battuto, ci sono riuscito. Bene, io direi di terminare questo gameplay, è durato anche fin troppo, non voglio andare avanti, ma chiudo il gameplay completando questo secondo stage. Danimania vi saluta e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!